Caro Francesco, gliel'emo fatta, te voglio far contento, te voglio far contento. Cosa mi dici per farmi quello contento? Che te pare, chiedi e ti sarà dato. Allora, dai, ti chiedo di presenta tu la prossima ospite. Allora, questa gag fantastica, tra bellissimo. L'altro da oggi per fortuna avrà non un copyright di quelli che credo che nessuno mai cercherà di almeno levarci. Abbiamo una scusante che non era preparata. Un'altra compagnia potremmo dire, ma in questo caso è una compagnia in solitaria, perché è uno spettacolo, un monologo che esordirà proprio questa sera qui a Villa Mercede al Roma Fringe Festival, e con noi Elena Succhiarelli, che metterà in scena Celestina, che riprende appunto quello che è stata la gag iniziale, ovvero gliel'emo fatta, te voglio far contenta. Ma questo gliel'emo fatta, cioè, non è romano, perché no. È umbro, non lo so, perché Celestina in effetti non dichiara mai di dove è. Ma sappiamo, io sono umbra, ma lei, e tu sei Celestina, boh, no? Però quando c'è lei non ci sto io, quando ci sto io non ci sta come lei. Come Superman, la stessa è cosa così, Clark esatto, Kent, Superman. Esatto. Insomma, è un monologo, è una cosa particolare. Abbiamo il volantino tuo in mano, che è una cosa carinissima. Tra l'altro, una serata teatrale dedicata alla madre. C'è questa M maiuscola, però, sì, che ci dà da pensare. Perché? È vero, perché? È perché di madre ce n'è una, tutte le altre sono nessuna. Esatto. Non lo so, forse se uno intende quella madre grande, 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 grande. Che ne so, qualcuno la chiama madre natura, però in effetti no, comincia con, parla con la madre sta Celestina, ci parla con la madre, però poi ogni tanto questa madre diventa con la M maiuscola. Che non ne è so? La Madonna, perché poi io parto per... Non credo. Che non è una credo. Madre natura, diciamo. Non credo, perché vedi, questa figurina porta un gonnellino un po' selvaggetto, un cuore quasi a palloncino, vero? Non credo che è sia molto terrena. Stiamo guardando molto ovviamente il disegno sulla locandina, non siamo matti, no. Per voi che ci ascoltate, non abbiamo allucinazioni. Per quale motivo, insomma, non si incontrano mai personaggi, e soprattutto al centro la figura non è solo e soltanto la madre, ma insomma madre e figlia che diventa madre, che a volta diventa figlia, insomma come si sviluppa questo monologo? No, come si sviluppa non ve lo dico. Ci puoi fare uno stralcio? Sarebbe una cosa fichissima, una oh cosa mamma. Che comincia dai, tipo che con i punti vedevo di, che vedevo di, volete sapere della televisione? Della televisione, sapere, bravo, della televisione? Perché abbiamo avuto Diego Bianchi, abbiamo parlato mamma con lui mia, di che televisione. Questa però mandatela solo una volta in vita vostra. Mai dopo più. Di che basta, perché Celestina a teatro si deve vedere. Comunque, praticamente a un certo punto lo spettacolo dice: non c'avete la televisione? No, noi la televisione non ce l'avevamo, e manco ce la volevamo avere, e manco potevo andare più a pranzo da chi ce l'ha. Ma come fai a mangiare davanti a tutte queste schifezze, queste violenze, questi ammazzamenti? Ma come fate voi? Ditemelo, perché per me è un problema grosso. Io sto ancora a cercare di levarmi dal pensiero l'immagine di un corpo maciullato, seviziato, appestato dalle forze dell'ordine. L'immagine, dico, non solo la notizia. Ma come si permettono? Una sta a pranzo dal nonno con la figlia dei 4 anni e tu all'1:30, insieme al risotto con la zucca, a mezzo metro, quasi dentro al piatto, gli ti impasto un corpo maciullato, seviziato, appestato, sanguinante, morto di violenza. Ma come te permetti? Questo è un pezzetto. Ed è un bel pezzo. Cioè, e diciamo che affronta un. Io stavo per sedermi in prima fila, guarda. Stavo per levare la cuffia e dire: voglio che lo spettacolo continui. No, ma lì poi sai, lei dopo si scusa perché dice: no, ma io non voglio essere polemica, ma te voglio far contenta. Non voglio essere polemica stasera. Perché Celestina fa pure ride parecchio. Non pensate che è una polemicona. Mo' c'ha avuto quel momento di calo che quando uno gli parla di televisione. È partita la pazienza. Gli è partita la pazienza, ma poi lei si scusa e torna a essere leggera, tranquilla, pure bella. Tu arrivi al Villa Mercede qui a Roma Fringe Festival dopo comunque altre date che ti hanno visto protagonista in Italia. L'ultima proprio venerdì scorso a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Qual è il riscontro? Cosa leggi negli occhi di chi ti sta davanti durante Celestina? Guarda, è stata una replica fantastica. Fantastica, e loro mi hanno chiesto di tornare o in estiva o in invernale. Chiederanno allo stabile dell'Umbria di mettermi in cartellone invernale, e questa è una bella cosa che ormai i comuni dal basso chiedono a questo stabile che organizza per loro le stagioni. L'assessore ha il coraggio di chiedere: noi vogliamo Celestina, portateci Celestina. Che bello. È una soddisfazione, immagino. No, sono stupidaggini, però, quando il bello dal basso, è che, cioè che parte dal pubblico. Il bello è che, diciamo, questi comuni che delegano la loro cultura ad altri, con tutto il rispetto per gli altri, perché sono altri di grande rispetto,
però un assessore avrà pure il compito di riflettere su quello che vuole proporre per la sua città. E questa assessora ieri sera, stanotte, ha danzato con Celestina, ha riso con Celestina, ha pianto con Celestina e alla fine ha detto a Celesti: io voglio che ti vedano più persone qui a Gualdadino, puoi tornare? Ho detto fate un po' voi. Un applauso alla politica che funziona, quando funziona, perché stiamo sempre a parlare male e invece quelle, quando ci quelle vuole, occasioni ci vuole. Bisogna segnalarle. Noi segnaliamo invece che questa sera alle 22 sarà il tuo esordio, poi le repliche saranno il 9 e 10 luglio, quindi anche domani e dopodomani. E se dovessi fare uno spot in due parole a chi ci sta ascoltando per non perdersi assolutamente il tuo spettacolo. Che vedevo di? Dopo che sono stata a Spoleto alla Mama Open, Spoleto Open, dopo che sono stata a Gualdadino, Acqua Sparta, a Lugnano, a Terni, a Perugia, non mi ricordo più manco dove, sono arrivata pure a Roma. E mo fate vedere. Gliel'emo fatta. Gliel'emo fatta, Celestina a Roma. Grazie infinite Elena Succhiarelli, ricordiamo quindi stasera il debutto, poi domani e dopodomani la compagnia sei tu, Celestina, e lo spettacolo gliel'emo fatta, te voglio far contenta, noi ci hai fatti contenti, quindi un'ultima frase, è uno spettacolo che si può vedere anche con i bambini. Bello. Non è per bambini, non è per adulti, non è vietato, non è censurato. È per tutti. Anzi, e stuzzica proprio il confronto fra le diverse generazioni. Ai bambini l'ascolto. Non si dice al di fuori dell'ambito teatrale, perché noi auguriamo tanta merda a Elena Succhiarelli. Merda, grazie. Ciao, grazie ciao. Mille, buon lavoro. Grazie. Ciao. We want radio.